Quasi tutta la nostra esperienza, attività intensa di alternanza è stata dedicata in realtà agli istituti tecnici industriali e professionali, in quanto essa si inquadrava, questa sperimentazione, in uno scopo, in un obiettivo molto importante che si era posto l'associazione, che era quello di salvare l'istruzione tecnica e professionale dalla volontà esplicita di cancellarla da parte del Ministero. Quindi per noi l'alternanza è stata utilizzata in maniera cosciente per questo obiettivo. L'altro obiettivo era quello di cercare di qualificare sempre di più le competenze tecniche dei ragazzi, appunto, degli istituti tecnici. In questi 15 anni abbiamo toccato tutti i vari settori, dal conciario, il meccanico, l'ICT, il facility management, e qui mi taccio. Abbiamo però anche fatto un'esperienza con un liceo classico, il liceo Alfieri, che abbiamo ripetuto per 3 anni, di un corso sulla comunicazione d'impresa che abbiamo realizzato in collaborazione con il club della comunicazione d'impresa. Erano 16 ore, esclusa la prova finale, dove toccavamo i diversi argomenti salienti della comunicazione, cioè cos'è la innanzitutto cos'è il sistema impresa, perché ovviamente i ragazzi del liceo classico non potevano sapere che cos'era un sistema aziendale. Dopodiché la comunicazione d'impresa in cosa consiste: comunicazione interna, esterna, le relazioni esterne, l'ufficio stampa, la pubblicità, un caso di campagna pubblicitaria. E sempre in contemporanea, sempre con il liceo Alfieri, abbiamo fatto sempre in quegli anni per 2 volte un percorso più breve dove insegnavamo ai ragazzi a fare la rassegna stampa e a produrre testi per un ufficio stampa. Questo è il nostro passato. Io vorrei però guardare al futuro dell'alternanza scuola-lavoro e cercare di capire quali possono essere argomenti, leve particolarmente adatti ai licei, perché il focus di quest'oggi è sui licei. Qui io mi riporto ad una esperienza che noi portiamo avanti dal 2010 attraverso un protocollo d'intesa che raccoglie 14 scuole superiori e tra presto saranno 20. Nelle 14 c'è già un liceo, nelle 20 entreranno altri 2 licei. Che è la diffusione dell'insegnamento nella scuola superiore e nell'università della Lean Organization. Non è in realtà un tema nuovo per la nostra associazione. Noi sfidammo questo tema abbastanza difficile da spiegare già alla fine degli anni 90 con ISVOR era la società del gruppo Fiat che faceva formazione aziendale. E con ISVOR andammo a raccontare a ben 15 scuole medie inferiori che cos'era la Lean Production. Una sfida incredibile, però che portò ottimi frutti. Abbiamo ripreso evidentemente questo tema grazie ad un imprenditore che è qui seduto in platea e che ringrazio, il dottor Possio, che è il presidente della Scuola Camerana, che ci ha convinto che questo era un tema essenziale e sfidante dell'impresa di domani. Perché l'impresa di domani, anzi già di oggi, non è solo nuova tecnologia, non è soltanto digitale, ma come giustamente ha accennato il professor Macì del Politecnico, sono anche nuovi sistemi organizzativi. Macì ha citato il VCM, la Lean Organization è quella cultura nella quale il VCM si inserisce. Zero difetti, zero sprechi, miglioramento continuo. Il che, tra l'altro, faccio osservare, ha anche un risvolto di tipo ambientalista a cui raramente si pensa, ma a cui i ragazzi ovviamente tengono molto. È una attenzione culturale che giustamente i ragazzi hanno in maniera molto accentuata. Allora, cosa abbiamo fatto? In questo protocollo noi
adottiamo le scuole, ingaggiamo le scuole non andando ad insegnare ai ragazzi, perché in questo modo non affronteresti il problema dei grandi numeri. Noi invitiamo degli insegnanti ad aggiornarsi sui principi, insegniamo loro presso la scuola camerana i principi basilari della Lean Organization, dopodiché insegniamo loro ad insegnarli attraverso un kit didattico laboratoriale, interattivo, basato sui giochi Lego, basato su molti video. Gli insegnanti imparano ad utilizzarlo e poi lo utilizzano con i ragazzi. L'anno scorso sono così stati formati 445 ragazzi di scuole superiori torinesi sui temi della lingua. Abbiamo industrializzato evidentemente un percorso di 16 ore che viene realizzato attraverso questo kit. Ci sono molte scuole che hanno più indirizzi al loro interno e che hanno poi trasferito questo insegnamento alla loro componente liceale, oppure scuole che hanno adottano la LIN per obiettivo che assolutamente noi non saremmo stati in grado di capire all'inizio, cioè sono gli insegnanti che l'hanno fatto emergere con grande professionalità, devo dire. Abbiamo scoperto come la LIN ha, proprio perché la insegniamo con una metodologia laboratoriale attraverso i giochi di ruolo, ha un grande effetto motivazionale e quindi può essere utilizzata molto efficacemente con un obiettivo antidispersione. Soprattutto in quell'elemento one to one che è il kata del miglioramento. Sono state fatte delle sperimentazioni anche su questo, su ragazzi a rischio di dispersione, con grande successo. La nostra intenzione è proseguire, insistere, stiamo già formando insegnanti di altre scuole, altre 6 scuole entreranno nel nostro protocollo e sarebbe nostra intenzione, è nostra intenzione, se le scuole ovviamente ci seguono, di proporre giusto appunto ai licei, e vorremmo incontrarli presto, prima della fine di questo anno scolastico, per proporre loro questo percorso, che ripeto, significa ingaggiare gli insegnanti, il che vuol dire che anche gli insegnanti devono acquisire una cultura aziendalistica. E questo ha anche un altro effetto, perché poi la fame viene mangiando e le scuole, i presidi, tra l'altro qua ce n'è alcuni che hanno seguito questa esperienza, come posso definirlo un amico, Tommaso De Luca, preside dell'istituto, dello storico istituto Avogadro di Torino, le scuole poi capiscono l'importanza della LIN e tendono a volerla applicare anche nei loro processi organizzativi per migliorare le loro performance e i loro servizi. Quindi vorremmo innanzitutto focalizzarci su questo. Sempre per i licei vorremmo offrire una serie di percorsi su cui stiamo studiando insieme con il gruppo dei dirigenti Fiat e con il gruppo giovani imprenditori. Il nostro gruppo giovani imprenditori è molto attivo verso le scuole. Vorremmo realizzare un percorso su che cos'è l'azienda, dove il gruppo dirigenti Fiat evidentemente dovrebbe avere il ruolo di spiegare il sistema azienda, mentre i giovani imprenditori dovrebbero avere il ruolo di testimoniare che cosa significa fare l'imprenditore e che cosa sono le start-up, che cosa significa il movimento delle start-up, che cosa implica essere uno start-up. E poi abbiamo chiesto al gruppo dirigenti Fiat di offrirci dei piccoli corsi, delle pillole di approfondimento su argomenti importanti per approfondire alcuni aspetti della gestione aziendale. L'altro argomento che vorremmo affrontare è l'ambiente. Questo lo vorremmo affrontare sempre in collaborazione con il gruppo dirigenti Fiat e con IREM, per due motivi. Uno, perché in questo modo attraverso l'alternanza noi sfatiamo una distorsione di mentalità, per cui impresa vuol dire inquinamento, industria vuol dire attacco all'ambiente. E far capire ai ragazzi ciò che poco si sa,
e cioè che l'Italia è il più grande riciclatore di materiali industriali, il più grande riutilizzatore di materiali industriali, pochi lo sanno, siamo più virtuosi dei tedeschi, e che l'Italia è il paese industriale che consuma, per unità di prodotto, consuma meno energia, e anche in questo siamo più virtuosi dei tedeschi. Per imparare queste cose significa anche dare una dimensione diversa al problema dell'ambiente. Terza cosa, vorremmo riprendere il filone della comunicazione che appunto abbiamo già sperimentato con un famoso liceo classico di Torino, quello a cui vi ho accennato, era il liceo Alfieri, e proporre il percorso sulla comunicazione presso di noi. Tutto questo speriamo di affiancarlo anche a visite aziendali che stiamo già realizzando. Noi abbiamo già mandato in questi mesi, da Natale ad oggi, in visita 300 ragazzi, grazie ad un progetto giusto appunto dei giovani imprenditori, Talento, dove i giovani imprenditori vanno a testimoniare nelle scuole la loro esperienza, e poi noi, ufficio scuola, provvediamo a organizzare le visite aziendali. Non so se qua c'è ancora un giovane imprenditore che si chiama Marco Piccolo, no? Forse purtroppo è già andato via, che nell'ambito di questo progetto Talento ha già iniziato un percorso di alternanza con il liceo scientifico Giordano Bruno sulla comunicazione. Lui produce cosmetici e ha chiesto ai ragazzi di inventare delle etichette per alcune linee per le quali non ha ancora le etichette, gli ha chiesto di inventare delle etichette, dei loghi, e stanno lavorando su questo. Sempre il gruppo giovani poi fa una serie di conferenze di grande prestigio che si chiama Oggi, Officina Gruppo Giovani Imprenditori, su temi innovativi di impresa, dove invita anche le scuole. Quindi io ho ritenuto di puntare di più sul futuro che non, ripeto, sul passato. Stiamo facendo un'azione di sensibilizzazione presso le aziende, che vuol dire molti, molti, molti incontri a piccoli gruppi, nelle varie categorie, con le varie categorie e con i vari club dirigenti. Vedo qua il dottor Mattio del club dirigenti del personale, proprio per cercare di convincere le aziende a dare la loro adesione al progetto Alternanza. Devo dire che i numeri cominciano a essere abbastanza interessanti. L'ultima cosa che voglio dire, poi mi taccio, è che l'obiettivo di sviluppare le soft skill coinvolge entrambi i tipi di scuola, sia i licei che gli istituti tecnici e professionali. L'insegnamento della Lean ha una grande potenza in questo, cioè lavorare in gruppo, problem solving, capacità di comunicare. La Lean è formidabile nel trasmettere queste esigenze, e questo è importante in entrambi i tipi di scuole, sia quelle tecniche, professionali, sia quelle liceali, veramente incontrare la trasversalità del sapere aziendale. E poi è evidente che l'alternanza, mentre nei licei, a mio avviso, ha un obiettivo di orientamento per aiutare i ragazzi a fare scelte universitarie più consapevoli, è chiaro che invece nell'istruzione tecnica e professionale ha un obiettivo di approfondire e migliorare le competenze più specificamente tecniche. Non dimentichiamo che l'alternanza ha un altro grande effetto on the job, che è particolarmente importante per gli istituti tecnici e professionali, in maniera veramente tecnica, ma secondo me ce l'ha anche nei licei in termini culturali, che è quello dell'aggiornamento on the job degli insegnanti. Negli istituti tecnici è evidente il contatto con l'azienda, istituti tecnici e professionali, il contatto con l'azienda, con i tecnici, con i dirigenti, con gli operatori, aggiorna l'ingegnere che insegna a scuola in maniera automatica e diretta. Per l'insegnante del liceo invece, che è di solito molto lontano dalla dimensione aziendale, significa invece fargli capire come vanno i mercati, come si sta indirizzando l'economia, come si sta
quali sono le esigenze di competitività di sistema del paese, e secondo me questo è assolutamente essenziale. Buono finito. Grazie. Sei contento?